Questo libro è il primo lavoro organico approfondito su Banditti Orgosolo. Ripercorre la genesi del film, quindi tutte le fasi che hanno portato De Setta ad avvicinarsi a Orgosolo e a scriverlo e a realizzarlo, e poi però anche tutto il percorso che c'è stato a livello internazionale di fruizione, un percorso che è durato 60 anni e che vede il film ancora attuale. L'originalità, credo, di questo lavoro è non soltanto il fatto che è un lavoro approfondito e quindi sistematico, e da questo punto di vista appunto l'unico che ci sia, ma anche una riconsiderazione del film in una prospettiva attuale. Essenzialmente il mio sguardo è quello di chi considera Banditti Orgosolo un classico, e come tutti i classici si presta a letture che sono adatte ai diversi tempi, ossia il conflitto che viene descritto nel film fra pastore e Stato, fra cultura e civiltà, fra realtà della Sardegna e realtà italiana, permane, pur con caratteristiche differenti, in un'attualità che è fatta comunque dalla prospettiva di uno Stato che è inadeguato a sentire i bisogni del cittadino. Quindi diventa metafora, da questo punto di vista, di rapporti sociali. E l'altro aspetto che credo sia abbastanza originale è una rilettura del film meno legato alla prospettiva documentaria, cioè un film che racconta essenzialmente una tragedia e che lo fa secondo dei modelli che sono poi quelli della tragedia classica, ossia una persona si trova a vivere una determinata situazione non perché l'ha scelta, ma perché il destino in qualche modo l'ha portato in quella condizione, e il protagonista del film non è altro che uno vittima del fatto, del destino che incombe crudele su di lui e che lo trasforma in bandito anche se lui non ha fatto niente. È come se la sua condizione di bandito sia una condizione ancestrale, innata nella sua persona.